persone. Allora, Vittorio, la fantasia, ti è mai capitato qualcosa di estremamente fantasioso? Non per entrare, però dice, Michelle dice, io faccio l'attrice hard, la fantasia fa parte della mia vita e anche del mio modo di gestire i rapporti, non solo sul cinema, sul set. Ma io penso che l'attrice abbia spiegato bene come stanno le cose. Il problema che mi pongo io è come si faccia ad andare a comprare una ragazzina minorenne senza avere paura delle conseguenze anche penali. Io sarei terrorizzato. Io non ho mai rubato, non perché sono onesto, perché ho il terrore di fare una figuraccia e di avere delle conseguenze penali. Ma è chiaro che invece le fantasie sessuali le abbiamo avute tutti, ma non necessariamente poi sfociano in un mercimonio. E soprattutto non è che un uomo non riesce più a ragionare perché gli viene il desiderio di stare con una ragazza, infatti, con una signora, per l'amor di Dio, siamo tutti in grado di autocontrollarci. Io mi sono sempre autocontrollato, tant'è che a forza di autocontrollarmi ormai non ho più bisogno di farlo perché non ho più quelle fantasie, anzi adesso però, Vittorio, appena vado a letto dormo, immediatamente. Scusa Vittorio, però tu dici, a parte che se, scusa, guarda Michelle, non ti fa venire nessuna fantasia, al di là di tutto, siamo tutti adulti, non credo che non ti vengano fantasie guardando Michelle. No, ma... eh? No, devo dire che mi piace, è una persona molto gradevole, ma le fantasie scattano quando ci sono dei contatti, no? Anche solo una mano magari ti può suscitare desiderio, però, ecco, però non scusa, è che uno guarda una fotografia e poi si arrapa, perché sennò è una bestia. Però tu ne fai una questione, quando dici no, il rischio è che vai a finire in galera. È una questione morale o è una questione di opportunità? No, ma le due cose si accavallano, perché ciò che è immorale naturalmente va punito anche dal punto di vista giudiziario, quindi le due cose sono congiunte. Allora attenti. Esistono i freni inibitori, esistono i freni inibitori.